33 Black Box. A Siracusa iniziò la carriera di commissario aggiunto, riuscendo ad arrestare un montenegrino accusato di spionaggio. Dopo 2 anni fu chiamato all'ufficio crittografico della polizia, dove inventò un metodo di scrittura che si poteva applicare anche agli ideogrammi. Gli americani, appena ne vennero a conoscenza, adottarono il metodo chiamandolo black box, che significa scatola nera, perché era impossibile riuscire a decifrarlo. Quando fu trasferito a Firenze, si sposò, andò ad abitare in una casa al primo piano ed ebbe 2 gemelle. Una notte d'estate, mentre lui era al lavoro, da una macchina lanciarono una bomba che rimbalzò sul davanzale della finestra ed esplose sul letto dove dormivano le figlie, uccidendole sul colpo. I suoi superiori gli dettero 1 mese di licenza e un assegno perché si distraesse. Mentre il commissario prendeva con la moglie il treno delle ferie pagate, pensava alle figlie con le gonne troppo corte e le gambe magre, ma con un seno giovane che si sarebbe eretto come un fiore. Vedeva ancora le figlie quando giocavano a nascondersi, con la loro innocenza lungo il viale con gli alberi di arance. Adesso gli restava il silenzio di una tavola diventata troppo grande. Commento. Qualcuno potrebbe dire, se la bomba non rimbalzava sul davanzale e cadeva qualche centimetro prima, sarebbe esplosa fuori della casa e non avrebbe ucciso le bambine. Ma il se nella legge d'evoluzione esiste solo quando l'individuo ha varianti da scegliere e inoltre, per il momento della morte, l'individuo non ha nessun tipo di libertà, perché la scansione delle nascite e delle morti nelle varie incarnazioni è stabilita dall'individualità a cui appartiene l'individuo e non dall'individuo. L'individuo può scegliere le modalità della morte, ma non il momento in cui essa avviene. Allora, qual è la differenza tra individuo e individualità? Ecco una similitudine che fanno i maestri. Immaginiamo un tronco con dei rami. Il tronco può essere paragonato all'individualità, alla scintilla divina, alla goccia divina che è in ognuno di noi, alla legge d'evoluzione che costantemente ci richiama all'identificazione in Dio. I rami sono le coscienze che esprimono le foglie, ossia le diverse personalità che gli individui vivono nelle molteplici incarnazioni, prima di riassumersi nell'individualità.